Signora mia, qua una volta era tutta campagna. Ma lo sa che mio nonno è sempre vissuto così? Ma scusa, scusa un attimo. Cioè, adesso ci abbiamo i social network, riusciamo ad arrivare a un botto di persone, cioè. Sì, ma la campagna, la solitudine, stare nella natura. Ma l'uomo è un animale sociale. Cioè, dobbiamo stare in mezzo alla gente, perché da soli non combiniamo niente. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, tutto. Allora, questa qui è una puntata che quelle puntate via di mezzo, nel senso che non sono né fatte né finite, ma come dicevo qualche puntata or sono, ogni tanto l'universo mi mette davanti delle domande, ed è un po' di giorni che mi arriva sempre la solita cosa, ovvero, per esempio, l'altro giorno vedevo un reel della mala femmina che vi consiglio di seguire, e diciamo sul tipo Marti Michiché, una roba del genere, e quindi parla di femminismo transazionale, diritti, LGBT e mille altre cose, antispecismo, antimeridionalismo, tutto un sacco di cose, e parlava appunto delle feste, no? Che adesso tipo ci sono ancora, per esempio, al sud Italia, delle feste dove si mangia una roba, non ho capito bene che cosa sia, la si immerge nel mare perché così fa schifo, cioè, immaginate mangiare una roba che è stata in mare, ma probabilmente se andiamo in qualche fast food mangiamo anche di peggio, per carità, ma non è tanto questa la questione. La questione è, ma bisogna per forza mantenere le vecchie tradizioni? Sono sempre giuste a prescindere? Cioè, mi chiedo, è possibile che negli anni l'uomo abbia fatto, l'uomo, l'essere umano abbia fatto dei passi avanti? È possibile che ci sia un'evoluzione? Però dall'altra parte, che cosa succede? Che l'evoluzione porta al, soprattutto nei paesi occidentali, al turbocapitalismo. Che cos'è il turbocapitalismo? È quel capitalismo che non guarda in faccia nessuno, ma punta esclusivamente al profitto senza avere dei valori. Ora, io mi trovo, per esempio, l'altro giorno, ieri, litigavo, discutevo con un utente di Threads, perché io ho fatto la domanda, siccome c'era una polemica, un utente aveva fatto una polemica, ci aveva chiesto sul mondo vegano in generale, e io ho detto quello che dico sempre, che se un cuoco non sa cucinare vegano, non è un cuoco, è uno spadellatore, uno che lavora in cucina, è un po' come se io non sapessi fare una strategia digitale, non sarei un digital guide, sarei uno che batte i tasti sul computer, no, per dire, non so fare il mestiere, e sono stato anche gentile, perché io non convincerò mai nessuno a essere d'accordo con me, essere vegano, non essere vegano, non faccio quella roba, non mi è mai piaciuto il proselitismo, non lo farò mai, ma se voglio far vedere come vivo io e magari qualcuno vuole prendere esempio, o magari mi dice guarda che potresti migliorare, allora è una figata, è lì che c'è il We Are The Net, ok? Ma non convincerò mai nessuno, non me ne frega niente, tanto so già di aver ragione, quindi è inutile che mi devo confrontare con un altro. Non c'è questo problema. Detto ciò, e questo mi ha risposto che suo nonno ha sempre mangiato così, che nei funghi non ci sono, nei funghi, le cose che mangiamo noi, che facciamo la dieta vegana, chi mi conosce sa quanto sono magro io, no? Effettivamente, dieta poi è una parola che odio,
praticamente si arrivava a casa e cazzo si incazzava con la moglie. Pensate quanta roba ha messo in una, in una sola risposta. C'è il genere, c'è il patriarcato, c'è di tutto, no? L'uomo lavora, la donna a casa a cucinare, eccetera. E lui si sarebbe arrabbiato, no? L'ignoranza sulle proteine, le proteine, tutte queste cose qua. E probabilmente quella era, anzi sicuramente quella era un'altra società. Io tornerei a molti valori di una società di una volta, tipo il vivere, come dire, con la possibilità, vivere con la possibilità di essere più a contatto con la natura, di essere, cioè, che poi non è tornare indietro, è una scelta, perché posso farlo in qualsiasi momento. E per fortuna vivo in una società che mi dà questa possibilità. Certo, devo resettare tutti i miei valori, le mie abitudini, tutte queste cose, ma non è proprio che parto da zero, no, su questa cosa. Detto ciò, mi viene in mente che c'è di nuovo questa, vogliamo dire, dicotomia, questa separazione, insomma. Quindi l'evoluzione e che ne so, la tendenza verso il turbocapitalismo mi porta quindi a abbandonare tutte le cose antiche, eccetera, i rimedi naturali, no? Per dire, ho sperimentato che per fortuna, per esempio, magari è anche un effetto placebo, non lo so, ma che ne so, se uso rimedi di una volta, l'olio di limone sotto i piedi fa abbassare la febbre, per dire, rimedio di una volta, bene, cioè non sto dicendo che quella, anche qua in questo caso bisogna recuperare un pochino l'equilibrio, siamo sempre lì, cioè se il mondo è ovviamente sempre di più tendente verso un mondo vegano, io ne faccio già parte, sono contento, ho già fatto un passetto nel mio mondo, perché non è che deve essere uguale al tuo, sempre rimanendo gentili, perché la gentilezza assolutamente è fondamentale, sempre rimanendo pacati. Ma detto questo, ci sono delle cose che, come dire, a me mi fanno ribrezzo, sia per esempio, ne abbiamo parlato ieri, giusto ieri, sui social media, in cui noi siamo i prodotti, e che si stava meglio senza social media in certe occasioni, sì, in certe occasioni no, perché effettivamente la possibilità di divulgare, di parlare di certi argomenti che prima non si parlavano è molto alta. Poi certo che ti becchi Teresa 62 che ti scrive parole senza H, ma non è neanche quello il problema, che ti insulta perché si è sempre fatto così, perché odia i gay, perché odia gli stranieri, eccetera, perché non è che li odia, è che ne ha paura di ciò che è diverso e di ciò che non comprende, perché probabilmente non ha fatto i passaggi evoluzionistici adatti. Detto ciò, sì, io rimpiango quelle comunità dove ci si raccoglieva magari la sera con lo zio, il nonno, eccetera, che mi raccontava mio padre, si raccontavano le storie nei fienili, probabilmente non quelle storie, perché avevano tutto un fine patriarcale, tipo quelle delle telemasche, che sono le streghe, per capirci, o in mutaforma, se vogliamo essere più precisi, piemontesi, cavolo, cioè, magari non quelle storie, ma altre storie, sempre con finalità morali, magari, ma un pochino più alte, cioè, il modo è quello lì, la sostanza deve cambiare, devono cambiare, cioè, la corrida ha senso di esserci, cioè, nel 2024 l'uomo contro l'animale feroce, per dire, ha senso nel 2024, secondo me no. E badate bene che io sono stato a una corrida nel 2010-11 giù di lì, e allora non avevo ancora maturato questa mia ideologia. Per cui non condanno chi non l'ha ancora maturata, dico
che è un percorso anche in questo caso, no? E ci si deve arrivare. Ho dovuto fare delle esperienze. Penso che i tori nel 2024 ammazzarli così sia una cosa truce. Non mi va di alimentarmi con la sofferenza altrui. Qualcuno mi può dire: ma ti alimenti di piante, piante soffrono, eccetera. Assolutamente sì, probabilmente non ho ancora maturato quella sensibilità. Semplicemente, per esempio, gli insetti non mi piacciono. Ok, poi oh, c'è gente che non vuole mangiare, per esempio, i crostacei sono i parenti degli insetti, cioè non vuole mangiare gli insetti, la farina di insetti, eccetera. I crostacei sono parenti degli insetti, quindi li state già mangiando poi alla fine. Li ho mangiati anch'io, non è che. Però da 7 anni ho deciso di cambiare. Poi non voglio basare tutto sul veganesimo, ma è comunque una filosofia di vita importante. C'è la decrescita felice. Decrescita non vuol dire soltanto togliere, per me, ma vuol dire anche cambiare abitudini, essere più minimalistici. Preferisco una casa, se devo spendere, piena di libri che piena di videogiochi. Io non posseggo una console da televisore, non so se si dice così, insomma, non ce l'ho. L'ultimo che ho avuto è il Nintendo, quello neanche 64, il primo proprio, l'unico che ho posseduto in vita mia. Quindi, era meglio quando si stava peggio, o era meglio, è meglio adesso? Secondo te, Amelia, è meglio adesso o una volta? Adesso, anche perché tu una volta non c'eri, quindi giustamente, fatemi sapere cosa ne pensate, perché per me il mondo va avanti, quindi ci sono nuove possibilità, nuove cose da scoprire, però magari dei valori antichi, recuperarlo, quindi creare nuovi paradigmi, nuovi stili di vita. Un saluto a tutti da Fabio. Ciao ciao. Ciao da Amelia. Saluta. Ciao. Okay.